Amici di Player Inside, siamo oggi qui contenti per questo Black Friday 2017 che ci vede protagonisti. No, non ci vede protagonisti. Però vi diamo i consigli per le migliori offerte del giorno. Che cosa vuol dire, ragazzi? Noi siamo onesti, ve la traduciamo. Vuol dire che in realtà potevate andare su Amazon da voi stessi e vedere quali sono le offerte migliori. Però se lo fate attraverso il link che vi mettiamo qui sotto in descrizione, una percentuale arriva a noi del vostro acquisto, non del click. Altrimenti vi dicevamo di cliccare tutti e più non posso. No, una percentuale, se volete acquistare, piglia e una percentuale va a noi. Molto piccola, però è qualcosa. Quindi aiuterete i nostri progetti e vi dicendo, insomma, siamo qua. Allora, cominciamo subito con Nintendo Switch. Di poco, dai, esatto. Un pochino, un 6%. Perché questo è uno sconto che fa la stessa Amazon. Procediamo con un gioco che ci ha coinvolto tantissimo. Sì, ragazzi, quest'anno abbiamo fatto pure la serie, vi è piaciuta tanto. South Park Scontri Diretti, questa è una versione esclusiva di Amazon con Steelbook, sì. Costa solamente 45 euro invece dei classici 70. Sì, 70, poi 60, insomma, è comunque di meno. Troviamo anche Assassin's Creed Origins in Limited Edition, che è un'esclusiva di Amazon. E vi danno anche un arco, una cosa, e uno scudo veri che ve li dovete portare appresso mentre giocate. No, credo che siano oggetti in game. 49,99 anziché 65. Procediamo, ragazzi, con il pacchetto offerto Xbox One S, perché sappiamo che è uscita l'Xbox One X, ma se voi ve ne batte la ciolla di avere l'ultimo ritrovato della tecnologia in casa Microsoft, nonché la miglior console, la console più potente di sempre, avete Xbox One S. No, ragazzi, 180 euro, stronzo chi si lamenta. Ma tra l'altro con Assassin's Creed Origins oppure anche con L'ombra della guerra, se esatto, volete cambiare gioco, oppure con Forza Horizon 3, sì, che è la versione con il DLC di Hot Wheels, esatto, oppure Rocket quella League, ciofeca di Rocket League, cioè io fra tutte non avrei dubbi, oppure sola. Oppure sola con Minecraft. Sì, vabbè ragazzi, 179,99 anziché, insomma, 2,79 anziché 240, 200, insomma, è comunque il prezzo più basso. Procediamo ancora con FIFA 18, qui è segnato per PlayStation 4, in realtà lo trovate anche per Xbox One allo stesso prezzo. Ovvero 48 è, aiutami a dire, 99, molto bene. Ragazzi, abbiamo Nvidia Shield TV, che noi abbiamo recensito, sì, e ce l'abbiamo. Ve lo consigliamo sempre, sì, perché è veramente un gioiellino, sì. Costa 169 euro, in sostanza c'è uno sconto del 30 euro. Del 30 euro per cento. Poi abbiamo, ecco, passiamo ai cellulari. Noi non abbiamo esperienza dell'LG Q8, che no, è proposto ad un prezzo interessante, 300 euro praticamente. Cioè, io ho l'LG G5, ma è un'altra cosa totale, esatto. Però abbiamo esperienza di un LG. Promette uno sconto di un bel po', di 300 euro. In realtà noi abbiamo l'applicazione Camelizer, che ci fa vedere che il cellulare era già stato proposto a un prezzo basso di 323 euro e quindi è comunque il prezzo più basso in assoluto di sempre. Ecco, qui ci sono tutta una serie di accessori, non ve li facciamo vedere uno a uno, sono spesucce di poco conto, però sostanzialmente sono le varie power bank. Mettervela uno a uno per spese di 9 euro, 13 euro ci sembrava davvero troppo. Comunque trovate i link in descrizione anche per queste. Di questo cellulare invece ho esperienza diretta, perché ce l'avevo io l'anno scorso prima di romperlo e passare all'S8 Plus. Esatto. Posso dirvi, ragazzi, che è un gran cellulare. Io avevo l'S7, però non Edge. Questo è Edge. Questo è Edge. Costa 399, secondo me è un ottimo prezzo, anche perché Camelizer ci ha detto che comunque era stato proposto intorno ai 700, 600, non 829, ma comunque neanche 399, che quindi è un ottimo prezzo. Passiamo ancora di nuovo ai videogiochi. Ragazzi, tipo Within 2 è uscito praticamente il mese scorso. Sì. Qui è già 40 euro, 39,90. Lo trovate ovviamente anche per Xbox One e per PC al medesimo prezzo. No, per PC a 9 centesimi in più. Attenzione, attenzione, che è più costoso. PC, ma c'è anche Tekken 7, un gioco di quest'anno. Quest'estate. Che si trova a 39,99. Molto bene anche questo. Quindi 40 euro in sede delle 70. Passiamo alla trilogia del Padrino Speciale edizione 45 anniversario. Tra l'altro oggi trovate, ragazzi, pure un video apposito sul portavoce nel primo canale. Insomma, esatto. Andatevelo a recuperare. Questo è uno dei capisaldi, ragazzi, noi lo riguardiamo ogni anno. In Blu-ray costa solo 30 euro. Un'edizione, esatto, molto bella, tra l'altro. Sì, è l'edizione 45esimo anniversario. Passiamo, ragazzi, perché poi potete essere quello che volete, PCisti, ma se non avete dei bei denti c'è poco da fare. Ragazzi, non esatto, potete. Per la vostra igiene orale c'è questa Ambaradan della Oral-B, esatto, che normalmente costa 142 euro e oggi, solo oggi, 85,99. Mi sento molto Giorgio Mastrota. Perché, sì, sì, un po' lo siamo oggi, effettivamente. Ragazzi, questo ottimo set di spazzolini. Tra l'altro, se voi andate in Amazon, comunque, sì, ci sono tanti altri spazzolini Oral-B che sono in offerta. Perché lo abbiamo, Linka dice, che c'entrano gli spazzolini con voi? Perché l'ho comprato io questo. Esatto. E quindi
quindi semplicemente volevo condividere con voi questo acquisto. Se voi avete Switch, sapete subito che avete bisogno necessario proprio di una micro SD, almeno il bisogno necessario è una bella cosa, 128 giga, e qui è in offerta 39,99. E ci siamo resi conto di averla presa prepotentemente nel deretano, perché noi in Polonia ne abbiamo comprata una per poter scaricare un gioco la stessa, era FIFA 18, sì. Sempre in materia di memorie da trasporto abbiamo anche sì, la SanDisk, queste ci servono tantissimo per acquisire per esempio il video dall'HDPVR, dai recorder e via dicendo, e costa 64 giga, costa 19,99€. Anche questa non ha importanza che fosse prima 22, comunque 19,99 è un prezzaccio da prendere. In effetti è vero. E qui ragazzi ci sono una serie di accessori da gaming, o comunque accessori per il vostro PC della Logitech, tra e non solo, e non solo, tastiere, sedie, mouse, trovate di tutto in un unico link, quindi vi mettiamo il link Bidè. Logitech Gaming, sì. Mi pare che possiamo... Logitech è anche altro, però siccome sono in preponderanza cose Logitech, ci scriveremo Logitech Gaming in descrizione. Ragazzi, noi abbiamo una Smart TV, sì, che è di 75 pollici. Esatto. In effetti non si ritrovano facilmente televisori così grandi. Sì. Questo è un Sony da 65 pollici 4K Ultra HD che costa 1199 euro. Mentre prima costava 2000 euro. 2000 euro lo dice Amazon. Camelizer ci dice 1499, 1599. Comunque molto meno, sono comunque 300-400 euro meno rispetto a quanto era prima. Abbiamo anche un altro televisore, quindi nell'ambito dell'Ultra HD abbiamo un 649,99 euro, quindi molto meno rispetto a quello di prima, però è 55 pollici. Sì, questo è 55. Qui più o meno lo sconto è veritiero. Se volete, inoltre abbiamo, io non sono tanto per i proiettori, devo dire. No, però c'è qualcuno che li apprezza. Sì, per esempio, video proiettori, se avete una bella parete bianca o comunque il classico telo bianco, sì, per l'home cinema in 3D, vabbè, video per 3D, sì, 439,99 euro, invece che di 659, sì, poi magari era invece 5. Vabbè ragazzi, l'avete capito come funziona. Comunque è il prezzo più basso che possiate trovare adesso. Così come abbiamo una tastiera da gaming Razer Black Widow Chroma, che è quella che ho io, è una variante di quella che io. Comunque noi abbiamo avuto tutte cose Razer, vedete? Sì, noi abbiamo tutto vedete, Razer. Potete vedere, abbiamo veramente tutto Razer. Stacco un pezzo della tastiera per farvi vedere, sì, che è Razer. Che poi, perché è Razer? Perché siamo terroni, anzi isolani, nella Trinacria, e il simbolo Razer ci ricorda la Trinacria. In effetti è vero. Però non è questo il punto. La tastiera costa adesso 176 euro invece di 209,99. Abbiamo un altro, questo qui invece è un monitor, ecco qui andiamo più sul professionale, perché è un 32 pollici 4K Ultra HD 3840x2160. Questo è veramente ottimo, perché pur essendo 32 pollici in compensa è 4K. Ve lo consigliamo 500 euro anziché 700 euro. Qui dice, poi magari il prezzo è un po' diverso. Abbiamo anche un SSD, un praticamente unità a stato solido 480 giga, però in realtà è perché è un SSD. Se sì, fosse un hard disk sarebbe una merda. Certo, 120 no, euro no, 480 giga, beh, voi lo sapete, insomma, ne sapete più di noi. E abbiamo sempre, per quanto riguarda i monitor, un altro 4K Ultra HD, però 28 pollici a 280 euro anziché 370 per tutti euro. I gusti, diciamo. Per tutti i gusti, esatto. Questo tipo è fragola, quello di prima era cioccolato. Ragazzi, vabbè, qui c'è il nostro tappetino. Questo del qui mouse. Dice, non è che allora, queste sono le cazzate che vi dicono i gamer, no, non ne potete fare a me, ne potete fare a meno, ragazzi. Però io, è bello. Io vedo che c'è gente che ha il cartone sotto, anzi tipo il pannello di Ethernet sotto. Però, il mouse, ragazzi, è molto bello. Però è spacchioso, è bello, è sciccioso e costa un sacco, però sostanzialmente è il prezzo più basso, perché prima costava sulle 85 euro, quindi lo trovate a 74 euro, se no usato c'è anche a 57 euro, però usato che schifo, no? No, cioè, il mouse, l'hanno sudato altri. L'hanno sudato e anche altre cose. Per quanto riguarda l'ambito da gaming della Logitech, però volevamo entrare nello specifico di un mouse che vi consigliamo ogni anno, perché noi ce l'abbiamo dal 2014, forse questa è l'ultima edizione. Lo uso io. Lo usa lei, ed è veramente un mouse molto preciso e veramente molto affidabile, ed è il Logitech G502, mouse da gioco Proteus Spec Spectrum, con regolazione RGB. Beh, io sto leggendo, grazie al cazzo. Praticamente è a metà prezzo. È a metà prezzo. È inutile che cerchiate il G402 oppure quelli precedenti. Prendete questo perché è veramente un ottimo mouse ed è l'unico tra tutti che possiamo consigliarvi, oltre ai mouse Razer. È resistente il Razer, ragazzi. Per quanto riguarda i volanti, entriamo anche qui nel merito, perché trovate il G29 della Logitech a 199 euro anziché 409. Personali. E il G920 a 199 anziché 409, questo per Xbox One e PC.
Inoltre un'altra cosa che vi consigliamo, ragazzi, il WeBoom noi ce l'abbiamo in bagno, esatto, lo usiamo per così, ci colleghiamo la musica in bagno in Bluetooth, esatto. Mentre mi faccio la barba amo ascoltare la musica con il Bluetooth del cellulare, ascolto poi però, esatto. Questo è il WeBoom 2 e costa 89€ invece di 208€. Questo sconto invece è piuttosto veritiero e l'abbiamo preso pure noi questo, sì. Perché se c'è una cosa che odio sono i cavi dappertutto. Queste sono wireless e sono ideali per lo sport, per la corsa, sì. Perché praticamente si attaccano dietro quindi le orecchie, per noi proprio il massimo. Esatto, e costano 79,90, praticamente quasi il 50%, 40% di sconto. Abbiamo adesso il reparto fotocamere, questa la conosciamo, quella con cui stiamo registrando adesso per esempio è una 750D, sì. Per cui possiamo dare testimonianza della Canon, perché abbiamo avuto sempre Canon, anche se ora passeremo ad altro, però questa è una EOS 700D che costa 5,59, che è il prezzo più basso in assoluto, è già stata a questo prezzo, ma adesso viene proposta in versione Canon Pass Italia con la Connect Station, quindi comunque tutto questo kit con lo zoom e via dicendo ha un prezzo veramente ottimo, soprattutto per chi vuole cominciare a nel reparto fotografia, sì. Diciamo per quanto riguarda anche i video su YouTube. Abbiamo inoltre, questa è un po' più dell'entry level, compatta, esatto. Una Sony fotocamera digitale compatta Cybershot, sì. Che costa 599€ con uno sconto del 43%. Vediamo se è vero quanto costava in precedenza, come dire. La media è sui 1000€, no? La media qui dice 700, 600, vabbè ragazzi, comunque è uno sconto. Anche questa è compatta, però è una bestia, sì. Costa 1300€, qui dice con uno sconto del 41%. No, questo non ci credete, non era 2200 prima, è stata semmai 1700, è stata 1549, quindi comunque lo sconto è sensibile. Non solo, se vi piacciono per esempio le magliette dedicate ai videogiochi, serie TV, come quelle che indossiamo oggi, sì. Tostadora fa un'offerta speciale del 25% di sconto su almeno due magliette che acquistate con il codice Black Promo. Trovate il link in descrizione anche di questa, e però in realtà non è che trovate solo questa, trovate l'ira di Dio e potete anche mettere questa stessa stampa per esempio su una felpa, esatto. Oppure su un quadro, oppure su una cover dell'iPhone, credo. E quindi ci sono anche magliette da donna su diversi modelli, sì. Quindi non solo le classiche t-shirt che non state sono vedendo, una donna, insomma. Cuscini, esatto. Cuscini per borse. Esempio qua abbiamo quello di Stranger Things, sì, come la tua ho maglietta usato. Cioè poi li potete personalizzare come volete. È molto bello ed è un sito che vi consigliamo indipendentemente da tutto, perché anche la qualità delle magliette è veramente ottima. Oltre alle varie offerte ne troverete tantissime altre anche di beauty, di insomma prodotti per la casa, no vabbè, tutti quanti sono interessati, gioiellerie, pasta, ragazzi, il Black Friday è anche questo, preservativi per dire, no in effetti è vero, ci sono pure questi, e noi quindi vi ringraziamo, ci vediamo alla prossima, che poi è bello questo periodo perché è anche tipo prenatalissimo, esatto, quindi uno i prepara regali. I regali, noi ce ne sbattiamo le palle, ci compriamo solo le cose che servono a noi, ciao.